Buonasera, bentrovati. Eccoci arrivati all'ultimo dei tre appuntamenti di questa piccola rassegna organizzata dal Teatro del Baglio per le festività, che ha avuto l'obiettivo di condividere insieme le emozioni attraverso l'arte e la musica. Mai detto fu più appropriato che l'Epifania tutte le feste porta via. Ed anche il teatro, con il concerto di questa sera, porta al termine, almeno per il momento, i suoi spettacoli, che però vi ricordiamo potranno essere sempre visibili attraverso i canali Facebook e YouTube. Il concerto di questa sera è molto particolare, dedicato ad uno strumento altrettanto particolare che è quello del corno. E pertanto invito il maestro Santo La Barbera, a cui do la parola, e un caloroso benvenuto come lui a tutti i maestri presenti qui questa sera. Allora, buonasera a tutti. Questa sera abbiamo il piacere, grazie a questo teatro, di eseguire un concerto fatto da un ensemble di corni che eseguirà una serie di brani classici, alcuni valzer e polche che sono usuali di suonare in questo periodo, e poi tutti i brani natalizi che fanno proprio parte di questo periodo. L'ensemble si chiama Shofar ed è un ensemble formato da corni, siamo in tutto sei, anche se i brani che suoneremo sono anche trascritti per quattro corni, ma noi abbiamo fatto dei raddoppi e quindi suoneremo quasi sempre tutte e sei. Gruppo Shofar è legato, il nome di questo gruppo è legato a un antico strumento ebraico che era il corno. Che era un corno di animale che serviva per dare l'inizio alle liturgie e serviva anche per dare l'inizio e il benvenuto al nuovo anno. Questo è quello che questa sera vorremmo fare noi. Vogliamo fare gli auguri a tutti di un buon anno, che sia un anno migliore di quello passato. Noi sappiamo, specialmente qua a Villa Frati, che abbiamo vissuto delle vicende veramente brutte a causa di questa pandemia. Speriamo che questo nuovo anno ci porti una novità. Attraverso questo vaccino che hanno trovato e che possiamo ritrovare la nostra serenità, ritrovare le nostre tradizioni, ritrovare le nostre famiglie e soprattutto per noi musicisti che facciamo musica e che per chi fa teatro, ritornare di nuovo a suonare qua in teatro con la presenza del pubblico. Il primo brano che abbiamo ascoltato è un brano che si chiama Maria Teresa Fanfare, è un brano classico, caratteristico, quasi bandistico, è di autore anonimo. Il secondo brano che eseguiremo è l'Intermezzo della Cavalleria Rusticana, opera in un atto di Pietro Mascagni. Noi eseguiremo l'Intermezzo, che è appunto la parte più alta di questa opera, che è sottolineata dalla dolce melodia, che ha una grande potenza evocativa. Buon ascolto. Thank you.
da una delle composizioni scritta da Beethoven, quindi un quartetto, noi eseguiremo il secondo tempo di questo quartetto che ha composto Beethoven. Buon ascolto. Dai 12 concerti grossi eseguiti di Arcangelo Corelli, noi eseguiremo l'ottavo, eseguiremo il primo tempo e il concerto veniva fatto usualmente per la notte di Natale e veniva eseguito nel Palazzo Apostolico Vaticano con la presenza del Papa. Buon ascolto. Thank you.
Tono Bruckner, eseguiremo un brano per sei corni, Nagroff. L'Ave Verum Corpus fu composta circa 230 anni fa da Mozart, sei mesi prima di morire. È stata eseguita con tantissime formazioni, noi questa sera ve lo faremo ascoltare con una formazione di corni. Thank you.
uno splendido brano composto per quartetto di corni di Gioacchino Rossini nel 1828, dedicato al barone Schickler, che ha come titolo Le Rendezvous de Chasse, incontro di caccia. Thank you.
entriamo nella seconda parte del concerto, dove eseguiremo dei valzer, delle polche, che sono caratteristiche, insomma, di questo periodo. Eseguiremo in successione dallo Schiaccianoci il valzer dei fiori, poi una danza popolare originale dal Tirolo, la tirolese, che ha un ritmo valzer molto vivace, e poi Brezel Polka di Heinz Reich. Buon ascolto. Thank you.
Pubblicato nel 1965, Yesterday è una delle musiche composte dai Beatles. Si narra che Paul McCartney durante il sonno ha sognato questa melodia e subito dopo essersi svegliato, per evitare di dimenticarla, l'ha subito scritta al pianoforte. Eseguiremo per Ensemble di Corni Yesterday. Non potevano mancare i classici brani natalizi, eseguiremo adesso in successione due brani, Santa Claus is Coming to Town e alcune melodie natalizie. Thank you.
dal celebre film Pirati dei Caraibi, e musiche scritte di Hans Zimmer, eseguiremo la colonna sonora. Arrivati alla fine di questa splendida serata dedicata allo strumento del corno, ed è arrivato anche il momento di ringraziare i maestri che questa sera hanno eseguito diversi brani che abbiamo molto apprezzato. Tra questi Santo La Barbera, che invito qui vicino a me, Francesco Crispiniano, Benedetto Martino Spera, Biagio Benenato, Angelo Caruso e Antonino Sfarra. Allora, noi tutti ringraziamo il Teatro del Baglio nella persona del dottor La Barbera Salvatore e tutto il consiglio di amministrazione del teatro, l'amministrazione comunale che aiuta tutta la macchina affinché funzioni perfettamente, tutti coloro che si sono adoperati affinché questo concerto questa sera si potesse realizzare in questa modalità. Tutti noi vogliamo fare gli auguri a tutti di un buon anno. Eseguiremo adesso, per concludere questo concerto, Radeschi March. Ringraziamo anche i tecnici, tra questi Virgilio Ferrara, Salvo Zucchero e tutto lo staff del Teatro del Baglio. Vi ricordiamo, nell'attesa delle prossime iniziative su cui stiamo cominciando a lavorare per le prossime programmazioni, che potete sempre rivedere questi concerti attraverso i canali Facebook e YouTube. Grazie per averci seguito e ancora auguri per questo nuovo anno, appena cominciato. Possiate realizzare tutti i vostri sogni e sia soprattutto un anno in cui in primis ci sia la salute. Speriamo di riunirci quanto prima in questo teatro. Auguri a tutti.